Nulla? Mi perseguita di telefonate giorno e notte, mi ha sottratto la chiave, si è infilato nel mio letto, si è fatto un tè, ha fumato un sigaro, ha stampato la foto e ha scritto quella dedica. L'esito della perizia calligrafica non dà la certezza che sia stato lui a scrivere il biglietto. Ma com'è possibile? Vi ho dato tante carte scritte da lui. Sì, ma i percentili di compatibilità non sono sufficienti con la scrittura del suo ex marito. Ma lo sono con la sua, signora. E allora? Anche lui ha tante carte scritte da me, avrà copiato la mia calligrafia. Ma cosa crede, che l'ho scritta io quella dedica? Leda, andiamo, dai. No, voglio denunciare Luca. Può farlo, ma se i periti calligrafici del giudice arrivano alle nostre stesse conclusioni, il suo ex marito può fare un'azione legale contro di lei. Lui fa un'azione legale a me. Sì, per simulazione di reato e calunnia. E se fosse condannata, lei perderebbe anche l'ordinanza restrittiva che in questo momento la protegge. Ma che devo fare? Devo farmi ammazzare? Eh? Per darvi la possibilità di fermarlo, vi basterebbe come prova? Mi dispiace che lei reagisca in questo Lei non mi modo. crede, vero? Io vorrei sapere come ha fatto il suo ex marito a entrare in casa sua. Gliel'ho detto, mi ha rubato le chiavi! Lei è proprio sicura che sia stato lui a rubarle? Ma certo che è stato lui! È stato lui perché io non ce le ho quelle chiavi! E non ce le ho perché lui le ha prese! Vede? Sono queste.